Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Questo è, penso sia la parte finale per quanto riguarda il DLC di San Valentino, no? Eccoci qui con Slenderman, con questa tenuta da Slenderman, e andiamo a vedere che cosa offre per il personaggio uomo questo DLC di San Valentino. Diciamo che in linea di massima sono i soliti completi, le solite cazzatelle con qualche vestito in più, ma poca roba proprio. Poi c'è l'intimo, diciamo che è il solito intimo, tranne qualche mutanda in più, e niente di che. Adesso andremo a vedere che altro c'è, ma non è che c'è molta scelta, anzi devo dire che c'è molta più scelta per quanto riguarda il personaggio donna, come abbiamo potuto vedere nel video precedente. Per il personaggio donna ci stanno una cifra di più de cazzetti in più, sì, qui ci abbiamo le mutande, ci abbiamo se stronzatelle varie, però insomma in linea di massima il personaggio donna è quello che va a avere più oggettini, più cose, insomma, no? più vestiti, più cosette, insomma. Per questo io scelgo il personaggio donna, perché comunque è quello che ha più possibilità. Sì, ok, il personaggio uomo anche c'ha parecchie possibilità, però la donna c'ha più scelta, a me piace di più, comunque l'ho detto pure nel video precedente, quindi. E poi insomma si vede pure questi aggiornamenti, quindi gli aggiornamenti parlano da soli. Come stiamo vedendo, ci sono le varie cazzate comunque da abbinare, vari completi da formare, insomma, che andremo a formarci noi come cazzo ci pare e piace. In linea di massima sono tutti uguali, insomma, uno uguale all'altro. Io mi vesto così alla come cazzo mi capita. Questi non c'entrano niente, erano completi americani, neanche questi, e niente. Gli abiti per il personaggio uomo sono finiti, ragazzi, sto guardando ma non c'è più nulla, e quindi niente, possiamo anche andarcene a fare in culo. Dubito che ci sia qualcosa qui che possa essere buono per il personaggio uomo, scusate ragazzi, ma un coglionimento. E niente, possiamo anche andare allegramente a fare in culo alla spiaggia, andiamo a vedere che cosa c'è in più per l'uomo. Ma come sapete tutti, le maschere bene o male sono uguali, quindi andremo a vedere la solita maschera di Cupido e tutte le altre maschere a seguire, ragazzi, tutte le altre maschere a seguire, quindi non è che cambi molto dal personaggio uomo al personaggio donna. Potevo fare un unico video per farvi vedere tutto, ma non ci sarebbe stato il tempo, troppo tempo. Niente ragazzi, per questo video è tutto, un saluto da Maxi, al prossimo video.